Ma salve a tutti, benvenuti su SissiTube. Parliamo piano perché c'è la mamma di Luca che dorme di là. Comunque, questo è l'albero di Natale di Luca che non ha risparmiato nemmeno una lucina colorata. Allora, Credo ci siano tutti i colori del mondo su questo che raffinatezza. albero. E dovete vedere la discoteca da questa parte. Dun, 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 dun. E abbiamo anche il telefono sui biscotti. Comunque, allora oggi siamo qui per fare. Questo è il mio canale, mi si vede più a me. Oggi siamo qui per fare un tag dove mi ha taggato Giorgia bla bla. Questo tag si chiama Hold Your Rater for Christmas. Leggilo tu. Hold Your Rater for Christmas tag. Rather. Rather. Would you rate it for Christmas tag? Quello. Comunque sono alcune domande da rispondere e allora ho pensato di fare questo tag con Luca perché almeno avete due pareri e non uno. Iniziamo. Regalo, sorpresa o desiderio esaudito? Io già so tu che rispondi. Tu devi rispondere per Ah, non è la challenge. te. È solo la challenge. Allora, io, come ho detto, sorpresa, no? O Regalo. desiderio esaudito. No. Io sono per il desiderio esaudito. Sì, perché la sorpresa potrebbe essere anche, sa, sicuramente è bella perché inaspettata, eccetera, però comunque uno magari fa una sorpresa e non è quello che vuole, magari. Comunque siamo penosi, stiamo pure in Siamo pigiama. in pigiama, quindi facciamo abbastanza schifo. Comunque vado per il Desiderio. desiderio, perché almeno dice, è quello che volevo, sì. Io pure vado per il desiderio Non è esaudito. vero. Allora, a me piace la sorpresa, però voglio pure quello che dico io nella sorpresa. Quindi voglio un desiderio esaudito, detto prima a sorpresa. Sorpresa. Ok? Quindi Poi. tutto, praticamente. Ma dove va questo? Non va, vabbè. Poi, musica, Michael Bublé o Mariah Carey? Dilemma. Io dico Mariah Carey solo per le tette. Io dico Michael Bublé perché è Michael Bublé, cioè proprio il Natale di Bublé, cioè ma Natale uguale Michael Bublé per forza. Michael Se tu Bublé. rompi come di collega Michael Sì, Bublé che infatti lo lo stavo imiti. dicendo, ma Non Michael Bublé è proprio so. l'essenza natalizia, però Mariah Carey ha due Una volta. tette. Una volta ce l'hai. Queste non so cosa risponderai, però io le dico perché si parla di libri, tu non leggi però. Non fa niente. Libro Libro. classico o narrativa moderna? Dipende, classico in che senso? Classici, nel senso libri classici, cioè No, narrativa moderna. tipo piccole Ho capito, donne, quelle narrativa più moderna. pesanti. Narrativa moderna. E io anche dico narrativa moderna. Certo. Libro a tema natalizio o altro genere? Dipende dal periodo. Periodo E si natalizio, parla di Natale, natalizio. immagino. Quindi, no, vabbè, comunque altro genere pure. Mi potrebbe piacere A se Natale ti mai leggi un altro leggessi. genere, non No, a natalizio. Natale sto dicendo a Natale e natalizio. A Pasqua, Pasqualizio. Pasqualizio e ad Halloween. All'inizio. Comunque io entrambi, anch'io, perché non mi piace leggere soltanto cose di Natale a Natale, Ci ma abbiamo mi un bel contorno occhi, è però. Mamma bellissimo. mia, Tra l'altro, stanchissimi. questo è pigiama di Luca e prima Eh sì, mentre mi vabbè, sono seduta, no, dove mi sono seduta si è aperta la chiusura la lampada, mi va un po' strettino. Comunque mi piace leggere libri natalizi, però ogni tanto a Natale, il periodo natalizio, stacco pure con qualcos'altro, se no troppo smielato diventa. Poi, Grinch o Christmas Carol? Grinch, tutta la vita. Il Grinch tutta la vita comunque, bellissimo il Grinch. Non mi ricordo le storie, però forse Christmas Carol mi ricordo che era bellino.
come... Sì. A me piace però Boh. Christmas Carol fatto con Paperino e Topolino, mi piace di più. Anche quello, sì, quello soprattutto. Poi, libro, il primo di una saga o un autoconclusivo? Allora, io amo le saghe, soprattutto quella di Harry Potter, ovviamente lo sapete, però ultimamente amo più i libri autoconclusivi perché non riesco veramente quasi mai a finire una serie, perché ne sono due, tre, qua, cioè c'è stata La Spada della Verità che sto ancora al primo, ce ne stanno 10, cioè è troppo. Forse un po' gli autoconclusivi vanno più per me. Pure io dico autoconclusivo. Autoconclusivo che... Eh no, perché quelle rare volte che posso leggere, che faccio? Me leggo tutta, leggo un libro e Magari ti basta. Vabbè, appassioni a quella di Assassin's Creed, ne so tante. ma allora quella della storia, la storia già la conosco. Vabbè, Poi, maglione sobrio o supernatalizio? sobrio. Supernatalizio? Però non ce l'ho. Cioè, tutti rossi, ora me ne sono comprata uno grigio dorato, però proprio super natalizio da renna non ce l'ho, cioè i capelli, quelli sì, però il maglione proprio mi manca. Poi, film di Natale, emozionante o commedia? Forse è emozionante, perché la Ok. commedia mi ricorda i cinepanettoni che si fanno al cinema, quelli italiani, quindi tranne quelli, anche commedia, però preferisco più quella, la storia, insomma, natalizia. No, a me invece tutti e due, però devo scegliere uno, penso, Eh sì, no, questa no? mafaka. È forse più quello romantico, quello là Emozionante. emozionante. Poi, tipo, mi sono vista un po' te per te rabbia, che forse Che non è non è natalizio, natalizio. però non c'ha zecca, però se lo vuoi dire. Però Aspetta, io nel... invece ho suonato un po' l'ukulele. Cioè, è la stessa cosa. Suonalo, facci un Sì, pezzo di dopo Natale. la conclusione la facciamo con l'ukulele. L'intro facciamo. L'intro. Eh no, l'intro Comunque, già abbiamo fatto la vabbè, il conclusione. finale. Comunque, no, nel senso vedere a Natale film emozionanti, anche se non sono proprio di Natale, mi piace di più perché ti emozioni di più, c'è atmosfera. Poi, speciale di Natale, Simpson o Griffin? Questa è una bella Questa è domanda. una bella domanda. Questa è una bella domanda perché mi appassiona a tutte e Io due. direi I Griffin. Griffin ultimamente mi stavano facendo più ridere, però ovviamente sono sempre, una volta che vedi sempre le stesse puntate, diciamo, cioè, che comunque prima o poi finiscono, però i Griffin sono più Più. pazzi, cioè, sono più assurdi e quindi ti suscitano più È risate, vero. eccetera. Quindi, però l'episodio natalizio dei Simpson è quella cosa più classica, però i Griffin è Amo quello. questa, proprio questa cosa dove si fa la vita secondo Luca, bro. Sì, che Questa parlo ma di Griffin e sì. Simpson e basta. A me Griffin, molto Griffin, molto sintetica, sì. regalo consegnato. Ah, questi non li sappiamo noi perché noi non abbiamo visto il Trono di Spade e ci sono tre domande sul Trono di Spade. Io non so nemmeno chi sia Jon Ah beh, Snow o esatto. Lannister perché non l'ho visto nemmeno Luca, quindi le saltiamo queste Esatto, tre. Quando ci facciamo vediamo il così. Trono di Esatto. Spade Quando ce lo rispondiamo. vedremo in futuro, rispondiamo, facciamo un altro tag a Pasqua e ce lo Ricordiamo queste domande. ricordiamo. Diciamo, l'uovo consegnato da Che stai Giosno. dicendo? Adesso vai. Allora, poi, con quale personaggio di serie TV passeresti il Natale? Con Sheldon Infatti Cooper. è la prima persona che mi è venuta Io in sto rispondendo per te, praticamente. mente. Sheldon Cooper, anche se mamma mia, Mamma mia. Natale con Sheldon Cooper, penso che esci con il mal di testa. Wow, però puoi giocare a tutti i giochi di società Però che esatto, è vuoi. quella Che la cosa bella, che tu puoi giocare ai noi ne giochi, cioè abbiamo tu, comprato io, uno stasera, ma me lo faccio mo lo vedere. fa vedere. Intratti, Mi amore, intrattengo. suonaci. Sì. Ce l'hai le palline per fare il giocoliere? Un po' di No. intrattenimento. Però ho Ecco, questo. L'ultimo l'ultimo acquisto. acquisto in casa
idioti. Perché noi siamo un po' nerd e ci piace giocare da soli i giochi da tavolo, perché nessuno vuole giocare con noi. Ah, ma uscirà pure a loro, al contrario. No, non esce. Comunque si chiama Scotland Yard. La vincente caccia a Mister X per le strade di Londra. È fighissimo, guardate dietro. C'è una mappa di Londra, attenzione. Ficata, comunque ci dobbiamo giocare domani. Oggi anche. Anche oggi, dopo ci giochiamo, vi facciamo sapere. Comunque, che stiamo dicendo, tu scelgo Cooper, quindi sicuro giochi a questo anche, posto. Anche se l'ultima, cioè proprio il primo che mi è venuto in mente, non ci ho nemmeno pensato tanto, comunque scelgo Cooper. Invece, sicuramente, Tremotino. E che ci fai con Tremotino a Natale? Sa sapere, faccio un scelgo No, vabbè. Allora, non passerei un Natale con Tremotino, perché effettivamente è un po' ansiogena come cosa. Però passerei un Natale con Prue, Piper e Phoebe di Streghe. Perché per fare magie mi insegnano, ma non capisci niente. No, io non capisco niente. Poi, decorazioni, albero o presepe? Albero. Anch'io albero. Intanto il presepe non ce l'hai nemmeno, cazzo. No, non ce l'ho perché è un po' che ho rotto. Io ce l'ho, l'avete visto, ce l'ho, però mi piace l'albero. Poi, albero di Natale, rosso e oro o tutto colorato? La risposta è ogni colore del mondo. Invece io ce l'ho... cioè le luci gialle, quindi dorato e rosso, quindi io proprio rosso e oro, sì. Rosso e oro proprio. Ma capisci niente, guarda il blu, il verde, come sono belli. Insieme al rosso. Sembra che ha le crisi epilettiche questo qua. È così bello. Poi come spicca in mezzo a noi. C'è pure il puntale sopra, guarda. Il puntale che è un pupazzo di neve di 50 anni fa più o meno. Sì, ha più o meno l'età mia. L'età tua, cioè. Forse più grande. Più vecchio di te, sì. Qualcosa. Comunque, sceglieresti un libro dal catalogo Mondadori o Feltrinelli? Perché tu sai... Feltrinelli, tutta la vita. Ma che ne sai? Questo rispondo solo io, perché lui... L'ultimo libro che ha letto è stata la biografia di David Beckham, quindi... No. Allora... Da Fnac l'ha letto, non qua. Poi, allora, io scelgo Mondadori. O Feltrinelli. Perché? Per andare contro a me? No, perché Feltrinelli... Guarda, la Feltrinelli ti ho fatto più regali. Rispetto a una Mondadori. Mi piace pure la Feltrinelli, sinceramente non so rispondere. Perché io so la carta sì della Feltrinelli. E io tutte e due, pure Mondadori. Carta più, no? Carta più. E io ho la carta Mondadori, quindi... Vedi? Tutte e due. Sceglieresti un libro da catalogo Salani o Burr? Salani, tutta la vita, perché fa tutti i libri di Harry Potter. Palla! Salami e prosciutti... E burro. Salami o burro? Salami o burro? Cioè, dico o salami. Salami. Poi, sono diventata barese. Scegli un libro dal calcio. Salutiamo gli amici baresi. Questo è difficile per te che non sei un cacchio. Allora, scegli Einaudi o Newton Compton? Questo è difficile. Einaudi. Ma che ne sai? Non lo so, manco io Einaudi, un altro po' che cacchio pubblica Einaudi. Io dico Newton Compton. No, ma Einaudi. Che non mi ricordo Einaudi che cosa vuoi. Einaudi. Allora, vorresti un regalo consegnato da attore preferito, cantante preferito o sportivo preferito? Vabbè, qua. Piglio cuscino. Questo, vieni. Tieni il tuo cuscino. Il mio regalo di Natale è incontrare lui. Amore, chiamiamoci apposta per te. Facciamo una petizione. Lui. Per chi non lo conoscesse, è Maradona, il grande Diego Armando Maradona. Amo, basta, lo ami più di me. Questo. Certo che lo amo più di te. Io invece, quindi sportivo. Giusto? Sportivo preferito. Io. C'aveva la palla in mano, si capiva. Io direi attore preferito e me lo farei consegnare da Tremotino. No, perché non è il mio attore preferito, Robert Carlyle. Ha imparato pure il nome. Robin Williams, ma non c'è più. Non c'è. Invece Maradona c'è ancora. Allora Leonardo DiCaprio. Ecco.
Canzone natalizia preferita, Jingle Bell o We Wish You a Merry Christmas? Nessuna delle due. Jingle Bell, cantata da Michael Bublé. Jingle Man, Jingle. Anche la Jingle Bell Rock, infatti. Ah. Non è Jingle Bell. Allora è... Jingle Bell. Sono delle due. We wish you a merry Christmas. Sono le due Bell, più... Jingle Bell è più bella. Più bella, diciamo, tra le due palluse. Lo dice pure nel titolo, Jingle Bell è bella, quindi... Se no we wish you... No, non è brutto. Aspettando il Capodanno, speciale su Rai 1 o Canale 5? A casa dove non c'è Gigi D'Alessio forse. Allora Rai 1, perché Rai Canale 5 sta sempre Gigi D'Alessio. Sì, perché a casa mia sta sempre Canale 5 e Gigi D'Alessio. Almeno così mi pare. Vabbè, comunque dove non c'è Gigi D'Alessio. Poverino. Non mi piace Gigi D'Alessio. Ho capito, ma poverino. Va pure. A me a casa mia sta sempre acceso da qualche parte. Vabbè, la televisione, però... Non c'è D'Alessio, posso rispondere anch'io? Comunque non lo so. Ecco, ha risposto. Aspettando Babbo Natale, cartone animato, film d'animazione o film natalizio? Ma film d'animazione e cartone animato, non è la stessa cosa. No, forse cartone animato si intende più i cartoni in televisione, quelli normali, non film d'animazione proprio. Vabbè, comunque, per esempio i classici Disney, non so se fanno parte dei... Penso sia film d'animazione. Dei cartoni animati o film d'animazione, comunque quelli Disney, i classici Disney accompagnano bene il Natale, diciamo. E io ho comprato una cosa. Non ce ne importa. Stasera ho comprato Le 5 Leggende. Le 5 Leggende, è bellissimo. Non so se è film d'animazione o no. Sì, quindi... quella è animazione proprio. Allora, film d'animazione. Poi cibo, Pandoro o panettone? E stasera abbiamo comprato. Tutto stasera abbiamo. Che serata! Come siete fortunati che tutte cose le abbiamo comprate giusto stasera. Vero, e abbiamo fatto apposta questo. Stasera io ho comprato al supermercato con Luca il panettone senza canditi e senza uvetta. Senza niente, non è niente. Cioè un Pandoro schiacciato praticamente. No, schiacciato, no. Bombato. Bombato, schiacciato. No, schiacciato, proprio perché è basso, schiacciato. Siamo io e te il Pandoro e il panettone. Esatto. Quindi il panettone sono. Sei tu diventato me. Già. Lucy, che è? Dove è andata? Ok. Poi, aspettate, cibo. Torrone bianco o torrone al cioccolato? Comunque non abbiamo risposto se Pandoro o panettone. Ah, è vero, non abbiamo... Vabbè. Allora, io panettone senza né canditi... Senza quello che ha comprato. E senza uvetta. Io non vorrei assaggiare questo panettone senza niente. Non però, panettone. Però il Pandoro... Anche mi sarebbe piaciuto acquistare insieme al Pandoro... insieme al panettone senza niente... Ho visto un Pandoro allo yogurt. Con la glassa di mandorle. No, che era nata cosa. Il Pandoro allo yogurt. Secondo me era buono, però non l'ho... Però il Pandoro inzuppato nel latte. Inzuppato nel latte con la Nutella. Mamma mia. Tu non lo puoi mangiare, Nutella. Ma... Allora, cibo torrone bianco o torrone al cioccolato? Torrone. Al cioccolato. Basta che torrone. Io sempre il cioccolato. Torrone alla gianduia. No, o bianco o cioccolato. O cioccolato alla gianduia, vabbè. Poi, cibo, cannelloni o pasta al forno o lasagne? Sono tre scelte, mo. No, perché sta pasta al forno barra lasagne, quindi credo sia la stessa cosa. Ah. Io pasta al forno. Dipende da quello che ci mettono, comunque cannelloni pure va bene. Ma meno male, siamo contenti. Tutto, va bene tutto. Per brindare, prosecco o spumante dolce? Spumante dolce. Spumante dolce, anche se non bevo, ma quello di Anna Rita era buono, quindi spumante dolce. Anche il prosecco è buono, però spumante dolce mi piace di più. Cappello natalizio, con lucette o senza lucette? Senza, quello senza. Che mi ha regalato Luca con le renne, è bellissimo. Senza. Rossetto. Qui tocca proprio il mio campo. Rosso o nude? Nude significa color caldo. Nude. No, io rosso me lo metto a Natale. Mi sono comprato un color rosso ciliegia con brillanti.
Che poi tu c'hai le labbra rosse naturalmente. Nude, perciò nude. Poi, auguri. Li mandi per primo o rispondi a quei... Non baciare la telecamera, quindi perché baci le altre persone così. Bacio tutte le ascoltatrici, anche gli ascoltatori. Si butta mai niente. No, molti sono l'ukulele in testa, no, io l'ho regalato io questo. Basta. Subito. Auguri, li mandi per primo o rispondi a quelli che ti arrivano? Dipende. Se è una persona a cui ci tengo, magari posso anche fare lo sforzo. Mamma mia, tu sì che sei. Lui è Scrooge, come si chiama? Grinch. No, Scrooge. Ma chi è? Quello di Christmas Carol. Non mi ricordo come si chiama. Scrooge. No, nel senso Scrooge. Che, per esempio, ai miei amici più stretti. Scrooge. Praticamente a chi... basta. Agli amici più stretti, praticamente a chi fa prima, cioè se arriva prima a me, rispondo. Se invece... Il tempismo, allora. Esatto. Il tempismo natalizio. Quello che... Invece... Gli altri amici meno stretti aspetto che me li fanno, se non me li fanno non fa niente. Io di solito rispondo invece perché ci guardo sempre. Mi scoccio proprio mettermi a telefono. Per fortuna non ci sono uno gruppi. Che sto sempre a telefono. No. Perché? Sto sempre a telefono. Che noi... Comunque io li ricevo e rispondo. Io, però meno male che ci sono i gruppi così mando tutti insieme. Tutti insieme, basta uno e fa tutto. Poi bianco Natale o Natale senza neve? Bianco Natale. Ah, io sono abituato a quello senza neve, mi trovo sì, bene. Sì, perché noi a Napoli che palle non viene mai la neve. Ma meno male, che quello poi si scivola con la mano. Cioè fa caldo sempre, pure a Natale ho fatto l'albero di Natale con le finestre aperte, un caldo terribile. No, che... però mo da febbraio e Luca ci andiamo sulla neve, finalmente vedrò la neve. Sì, però non. Poi, quindi tu senza neve? Senza neve, ho detto, senza neve mi trovo bene, perché magari, sai, uno sa, si rompe una serie di lampadine, la vado a comprare, prende, si mette in macchina, la va a comprare e basta. Invece se con la neve uno si mette in macchina, può scivolare, fa l'incidente e muore prima di Natale. Mamma mia, sei proprio catastrofico. Può succedere. L'ottimismo è il profumo della vita. Tutto quando dicono così, poi quando succede si mettono a piangere. Lo sappiamo tutti che può succedere. È inutile che fai, pure tu lo sai. Tu sei pazzo. Comunque ora devi taggare chi vuoi, amore, è finito. E tagga tutto. Tu riconosci qualche amico youtuber? No, tagga lui, tagga. Ma io chi conosco YouTube? Come chi conosco? Cioè, nel senso, gli amici tuoi? I miei amici YouTube. Tagga qualche persona che conosci. Taggo Anna. Senza paura. Anna di Anne in the Bed. Wow, sei quelli nomi, bravo. Io seguo Sissi Tube. Mai, cioè lui a me non mi segue per forza. Perché io li vedo in diretta i video che fa. Ma che l'ho dovuto pregare per farli iscrivere al mio canale. Infatti, vabbè. Poi. Avesse visto. Quando ne devo, raga? Quanti ne vuoi? Quando ne voglio. Allora taggo tutti quelli che conosco. Chi conosco? Non lo so, quelli che Chantal. Chantal. Taggo Chantal. Giada. Di Giada in the bed. No, Len in the bed. No, lo so. Allora tagli Len in the bed. Len in the bed. Chantal di Fairy with the Hobbit Feet. Grande. Giada. Non mi ricordo il nome di Giada. Scusami, Giada, non mi ricordo. Reading can see. Quello. The Gamers. E non le conosci più, amore. Poi. Basta. Vabbè. Chi conosci? Vabbè, Anita la conosco. Anita giusto. Conosco. Poi Anita conosco. Dell'ora del libro. Dell'ora del libro. E non mi ricordavo il nome, però meno male che c'è Silvia. Poi chi conosco più? Basta. No, io la conosco a qualcuno. Tutti quelli che conosco. Gabriella. Ma Gabriella, tu. Questo è il mio canale, non è il tuo canale. Vabbè, tutti quelli che conosco.
Cioè, ma stiamo seduti su una sedia, come fa a cadere? È scivolato! Vabbè. Stavo prima a fare una puzzetta. Perché ho fatto quello stomaco? Ora lo sapranno tutti. Sì, volevo dire, perché per prendere questo stavo scivolando. Facci una canzone. Lo devi prendere? Ma facci una canzone, che cazzo lo posso fare? Non so nemmeno se accordato. L'intro finale, fai. Ti accordare? Intanto faccio vedere questo. Luca ha comprato questo a mia mamma. Ah, ma è impacchettato. Tipo aprile. È un cuore con scritto suocera doc. Amore. Facci la canzone. Facci la canzone. Allora facciamo un gioco. Mo il gioco, dobbiamo fare un altro video. No, facciamo un gioco. Io mo faccio una canzone. Ho preso possesso del mio canale. Suono una canzone. Se la riuscite a riconoscere, scrivete nei commenti. E ci inventiamo qualcosa. Cosa facciamo? Chi la riconosce? Lo saluto nel prossimo video. Le salutiamo nel prossimo video. Nel Q&A. Che culo, però. Mamma mia. Un regalone vi facciamo. Nel Q&A vi salutiamo. Il Q&A che sarà il prossimo video. Finalmente rispondiamo alle domande di Luca. Cioè Luca risponde alle vostre domande. Esatto. Non ho domande da fare, quindi non saprei cosa chiedo. Comunque, il prossimo video. Se scrivete sarà il titolo. Il prossimo proprio o il prossimo dopo Natale? Il prossimo dopo Natale. Il prossimo dopo Natale, perché ci dovete dare un po' di tempo. Perché lui di... Che io non ho tempo mai, però. Comunque, quindi... se indovinate il titolo di questa canzone, vi saluto proprio a culo nel prossimo video. A culo vi saluto. Proprio. Che culo, proprio. Vorrei avere io questa fortuna. Allora, ma faccio sicuramente una figuraccia perché. Mi sono seduta sul gioco da tavolo. Però non si schiaccica. Ma vado. Io l'ho riconosciuta. Ciao ciao!